a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Come ogni volta vi ricordo di venirvi a unire al gruppo Telegram FX Phoenix, dove potrete parlare con noi di tutto quello che riguarda il gioco e farvi dare una mano su tutti quanti gli eventi, così come è stato col Drago Sharon, così come sarà anche con queste Challenge Rush. Infatti questi prossimi video saranno dedicati alle Challenge Rush. Oggi sono in programma due video, avevo detto che sarebbero usciti un video per ogni rush, in realtà usciranno semplicemente due video in cui in ogni video ci saranno due rush, in modo tale da evitare di spostare troppo in avanti il completamento di queste challenge e soprattutto di non mettere troppi video confusionari. Quindi avremo due soli video nello stesso giorno, di cui uno comprenderà due rush, cioè le prime due più votate, ossia la rush blu e la rush gialla, e successivamente un altro video con le altre due rush. Quindi non perdiamo tempo e andiamo subito con la schermata della prima rush, cioè la rush blu degli dei. Vediamo a schermo subito quello che è il team, quindi lo sfondo è quello del è a tema, diciamo, con la rush, e vediamo sotto la mia faccia appunto qual è il team che io utilizzo. Principalmente ho utilizzato appunto Golden Freezer, Buan e Vegeta Verde Extreme, semplicemente per completare, quindi per andare a completare anche prendendomi i milioni di zeni, e comunque per vedere tutta la schermata completa, clear, una stella su una, sulla schermata appunto degli eventi. L'ho fatta al secondo tentativo questa rush, perché al primo tentativo mi aveva un attimo destabilizzato trovare direttamente Goku blu con due barre. Comunque la rush è andata anche, diciamo, tra virgolette, abbastanza bene per quanto riguarda le carte pescate all'inizio, quindi da quel punto di vista non mi sono potuto lamentare. Quindi Goku praticamente già scende. Ovviamente, ragazzi, non tutti avranno Golden Freezer, non tutti avranno Buan, però ricordatevi sempre che io vi metto alcuni personaggi, vi mostro le rush fatte con alcuni personaggi, ma io tutte le rush che vado a fare, qui per esempio sbaglio il Rising Rush ma per fortuna riesce ad andare a segno, tutte le rush che io vado a fare sono comprensive di un personaggio extreme, un extreme che è a livello 3000, al 570-565%, non l'ho portato al 598%, quindi comunque se voi volete soltanto le crono, toglietevi il dente mettendo 3 SP e dovreste stare abbastanza tranquilli. Quindi in realtà il gioco va considerato sul cercare di non fare sempre soltanto la prima mossa, ma aspettare anche la mossa dell'avversario, di come si va a comportare, e dovete stare attenti perché dopo un tot di carte, se voi state magari a distanza e vedete che lui non si muove, gli fate una blast, che magari lui ha utilizzato un vanishing, la cosa peggiore è che vi farà un rising rush. Quindi capita un sacco di volte che voi andate magari di blast convinti che lui, avendo perso il vanishing, subisca l'attacco, e in realtà no, lui vi va a fare il rising rush, e questa è una rosicata pazzesca. E in genere tutti i rising rush che ho fatto, che ho subito, diciamo, sono riuscito a counterarli, e tutti i rising rush che ho fatto sono riuscito a farli andare a segno. E io poi spammo carte verdi con Buan come se non ci fosse un domani, perdendole tutte, cioè io le sbaglio tutte con Buan praticamente. Infatti riesco a fare il dribbling, le faccio prima che lui mi attacchi. E in realtà, ragazzi, non è stata estremamente difficile come rush. Quindi lo vedete? Eccolo qua. Cioè vai di blast, io per fortuna ero a distanza giusta per fare un kick cancel. Quindi facendo il kick cancel mi sono tolto dalle scatole, me ne sono accorto subito, sono riuscito a farlo. Per fortuna sono riuscito a evitarlo. Qua ho fatto un passetto avanti perché volevo essere sicuro, più o meno sicuro, che il Rising Rush andasse proprio su Vegeta. Quindi mi raccomando, ragazzi, cercate di non andare di blast o per sbaglio o essendo convinti che lui il vanishing l'abbia terminato da distanze troppo ravvicinate, perché il rischio è che lui vi faccia un Rising Rush e siete finiti. Cioè vi manda veramente in vacca tutta la rush fatta fino in quel momento. Non vi fate spaventare dalle doppie barre dei personaggi, perché in realtà scendono abbastanza velocemente, abbastanza facilmente. E niente, ragazzi, il combattimento procede in quel senso. Ricordatevi sempre che quando da distanza grande loro fanno una strike fake, quindi vi fanno una strike ma non vi colpiscono, cioè fanno un passetto laterale, uno swipe laterale e si fermano, per il momento al 100% dei casi, qua continuiamo a sbagliare, al 100% dei casi loro vi andranno a fare o una blast o una strike, quindi tenetevi pronti con il vanishing e andrete abbastanza tranquilli. Addirittura, se qui non ricordo male, nonostante io avessi tanta vita con i personaggi, mi sa che andiamo in time up, cioè mi sa che andiamo risicati coi tempi, proprio per colpa appunto della doppia barra, che non è che rende il personaggio più forte, ovviamente, come mi avete anche detto voi e come avrete capito, ma
perché più che altro porta la battaglia a lungo. Quindi l'obiettivo, arrivati a 50 secondi, è cercare di avere un rising rush. Avendo il rising rush, ragazzi, dovreste stare abbastanza tranquilli con i tempi per poi andare a eliminare il personaggio. Vi ricordo che Vegeta Verde Extreme è una bestia dal punto di vista delle blast, è veramente veramente forte. E per un certo periodo PvP mi sono voluto divertire utilizzando un team con Broly, Bardock e proprio Vegeta Extreme per andare appunto a rankare, perché un personaggio faceva ottimi e discreti danni. Ovviamente non è un tank assurdo. Qua faccio il cambio perché mi voglio tenere tutti e tre i personaggi comunque. Potrebbe essere un'ottima cosa tenersi i personaggi, anche perché farsi eliminare potrebbe ribaltare completamente le sorti. Siamo a 36 secondi, quindi ragazzi, il rischio è molto grande. Qua ero sicuro che lui mi facesse qualcosa. Non posso fare nient'altro che una strike. Lui mi fa un change con Whis. Non ho niente, non ho ki, non posso cambiare, non ho vanishing. Adesso posso cambiare. Vado con Buan in questo modo, strike, blast. E ragazzi, più di così non si può fare. Hanno diminuito il danno dei pugnetti. Però non. Cioè, in questo caso ero arrivato a 18 secondi con due personaggi con la vita. Ragazzi, ho detto, non è possibile. Cioè, era mia la rush. Come ho fatto? Probabilmente ho avuto anche un po' di calo d'attenzione, giustamente, perché avevo tutti e tre i personaggi con full vita. Quindi qua mi vado a prendere la special. Mancavano 8 secondi, lui va di attacco, lo conteriamo col vanishing e andiamo tranquilli. Non è stata estremamente difficile questa. Per quanto riguarda invece la challenge, quella gialla, questa mi ha dato sinceramente un po' più di problemi. Nessuno dei tre personaggi ha una barra doppia, quindi nessuno di questi, e mi ha dato un po' di problemi perché non mi aspettavo che Veget facesse tutti quei danni. E vi posso assicurare che in una rush mi è capitata. Qua a parte che mi è capitata di fortuna con Rildo, con le strike che fa dei bei danni, però mi è capitata una rush in cui ho beccato Veget che mi ha fatto Rising Rush, Ultimate e Special Move, tutte e tre attaccate di fila. Quindi ragazzi, mi ha devastato, ovviamente, ho quittato malissimo, ho detto ciao. Il team è composto in questo modo per quale motivo? Perché non volevo mettere Whis. Non volevo mettere Whis perché non tutti l'hanno trovato. Gohan più o meno ce l'hanno in tanti, è un buon personaggio in Blast, è un discreto personaggio, quindi non male. Vi ricordo, ragazzi, non ve l'ho detto con la challenge blu, ma ve la dico anche con quella rossa, con quella gialla non cambia niente. I personaggi, se non li avete, mettete qualche altro personaggio, non è che cambia molto. Cioè, se non avete Golden Freezer, in quel caso potete mettere magari Ultimate Gohan. Se non avete Ultimate Gohan, provate con un Mei, provate con comunque quei personaggi verdi che avete, perché l'importante non è troppo il personaggio, quanto il come giocate, anche un po' la fortuna. Quindi qui vedete che comunque Veget sta già mezzo rovinato, perché comunque i personaggi avversari fanno un botto di danni. In questo caso questi erano i tre personaggi che avevo portato prima al 3000, e non avendo grandissimi rossi, se avete Gohan Super Saiyan 2, ragazzi, dovrebbe essere abbastanza una sciocchezza per voi, perché Gohan Super Saiyan 2 fa malissimo. Non c'è niente di enorme in questo team, anzi, Rildo pia una caterba di pizze, pia un sacco di schiaffi. È assurdo come personaggio, però ne dà anche tantissimi, quindi guardate qua, cioè, pian sacco di schiaffi, non c'è niente da dire. E abbiamo ancora Gogeta, che è il meno, il Gogeta quello, come ve lo dico, il vecchio Gogeta, che è il meno problematico, cioè i danni li fa, però ne pia pure tantissimi. Ci sta invece questo Gogeta qui, che mo si è appena trasformato, che fa una zeppa di danni pure lui, anche se ne pia discreti. Veget invece è il mostro della situazione. Veget, se vi prende, se vi locca, siete totalmente finiti, siete assolutamente finiti. Un consiglio che vi do è portarvi in team questo Veget, perché comunque recupera HP, è un buon healer ed è un personaggio che non fa estremi danni, però è un buon personaggio che possiamo avere tutti al 598%. Livello 3000, 5 stelle, perché se lo portate a 5 stelle con l'evento di adesso, state tranquilli, ed è un personaggio assolutamente valido. Quindi va benissimo così, cioè, nel senso, fatelo, perché se io ve lo consiglio, vi consiglio di farmarvelo e portatelo appunto nel team. Poi se avete altri rossi migliori non c'è nessunissimo problema. Vi sconsiglio Mageta, cioè, se avete, guardate qua, per esempio, io vado di special move, lui mi attacca con Rising Rush. Due sono le cose: o perdo la rush, perché ovviamente va a segno il Rising Rush, oppure glielo si para. In questo caso io la rush, la, cioè la, il Rising Rush lo vado a perdere, quindi mi rimangono soltanto due personaggi. Vi
In ogni caso, quindi, se avete altri personaggi più forti, vi sconsiglio però Majin Vegeta. Per quale motivo? Perché quando switchate, siccome qua c'è bisogno di un gran quantitativo di switch, vi debuffa i vostri personaggi, quindi debuffa la difesa dei vostri personaggi. Quindi non ve lo consiglio estremamente. Se lo avete, uno dice sì, è forte, va bene, sarà forte quanto vi pare, però. Quindi qua ci ritroviamo praticamente con due personaggi quasi full vita, di cui un extreme non maxata al 598% e Veget che bene o male un po' di vita l'ha recuperata. Stiamo a metà vita con Gohan. Io ho detto tanto sarà andata male anche questa, avrà i danni che fa. Io a quel punto metto Veget che riesce a tankare molto molto bene, devo essere sincero. Il suo tank lo fa. Poi ogni tanto io sbaglio gli swipe, cose. Insomma. Si cerca in tutti i modi di fare il possibile. Io qua il Rising Rush non me lo sono voluto sparare su Gogeta perché secondo me si poteva eliminare. Infatti siamo andati benissimo a eliminare Gogeta Super Saiyan in questo modo e mo ci rimane il meno preoccupante del team e il più preoccupante del team. Qui guardate, attivo la main proprio mentre lui mi sta attaccando. Che gran pollata. Ho avuto anche molta sfortuna. Qua non mi muore Gon, ragazzi. La challenge la vinco perché non mi muore Gon. Poi mi muore con l'ondina. Anche in questo caso, guardate qua. Che disdetta, ragazzi. Carta blu, special. Mi mette Gogeta. È stata una benedizione. Lui mi attiva subito le blast e io vado subito così. Cioè, è stata una benedizione quel cambio. Per questo vi dico che spesso anche la fortuna ci vuole tantissima fortuna anche nel. Diciamo in come capita il match, perché se io avessi fatto la special move a Veget, probabilmente non sarebbe andato a fine così. Non lo uccido. Io stavo là, ho detto oddio, c'ho una rush in mano. Per fortuna, blast attack e la rush finisce assolutamente bene come volevo io. Quindi, ragazzi, il principio per completare queste rush è sempre lo stesso: maxate i vostri personaggi. Io le ho completate tutte con almeno una extreme, così da completare le missioni e renderle tutte terminate. Una cosa che vi voglio dire è che nelle missioni, quindi quando troviamo nelle missioni di fare un tot di danno Rising Rush nell'evento Challenge Champion, quella deve arriverà dal 19 in poi. Quindi dal 19 si sbloccherà una nuova Challenge Rush, non sappiamo se sono due o di più, però a me sembra una sola. Sta nella sezione delle news e mi raccomando, state tranquilli, arriverà quella challenge e basterà fare il Rising Rush là. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ci vediamo al prossimo video, ciao!